esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, crunch completo in piedi, gamba tesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Saltelli con rotazioni. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non saltare. Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch laterale completo con calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui crunch laterale completo in piedi. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, crunch incrociato con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui delle rotazioni del busto semplici. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Cinque. 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, corsa skip lenta più power crunch. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch cross. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Tieni l'addome sempre ben contratto. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch laterale completo in piedi. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Ginocchiata con calcio frontale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio, mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più pugno. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non
muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, jumping jack più pugno laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop!